Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia, che si apre con la cronaca. Un albanese è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Aveva con sé dei documenti falsi. Va bene, centrale. Ok. I carabinieri della stazione di Fano hanno tratto in arresto nella serata di ieri un 50enne albanese con dimora a Fano per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sull'identità personale. Dopo alcune verifiche, il cittadino aveva fornito agli agenti delle false generalità, dichiarando il falso anche sul luogo di residenza. Su richiesta dei militari di raggiungere l'abitazione per visionare i documenti di riconoscimento, l'uomo ha improvvisamente iniziato la fuga, intimando una leggera colluttazione con uno degli agenti prima di essere definitivamente bloccato. Dagli accertamenti è emerso che il 50enne aveva fornito generalità non veritiere, così come il luogo di residenza, situato in una zona diversa da Fano. Questa mattina si è svolta la convalida con contravvenzione per la normativa anticontagio ed è stato rimesso in libertà. E adesso parliamo invece di un incidente stradale che si è verificato oggi poco dopo l'ora di pranzo, intorno alle 14:15, sulla Orcianese che da San Giorgio conduce a Orciano di Pesaro, coinvolte due donne che viaggiavano a bordo di una Fiat 500 e una Hyundai. Le due conducenti sono finite all'ospedale di Fano, ma non sono in gravi condizioni. Una soltanto di loro resterà in osservazione durante la notte. Il prossimo 4 maggio, dunque, come abbiamo sentito, inizia la fase 2, quella annunciata ieri dal Premier Conte, con un nuovo DPCM. In molti tra i fedeli si aspettavano un'apertura, anche gli stessi vescovi, e quindi la possibilità di ritornare a celebrare la messa. Così non è stato. Oggi registriamo una durissima presa di posizione del vescovo di Ascoli Piceno, Giovanni D'Ercole. Sentite. È stata una doccia fredda, dopo tante promesse sembrava che si fosse arrivato a un accordo, ma le parole di Giuseppe Conte sono state veramente dei macigni che hanno bloccato veramente un dialogo che era sincero, ma poi alla fine non si può essere fregati nella vita. E quindi anche se poi c'è stata una ripresa, il Presidente penserà, credo che dobbiamo guardare la cosa un po' con oggettività. La Chiesa non è il luogo dei contagi, non bisogna far passare quest'idea. Comitato scientifico, ma chi ve l'ha detto che la Chiesa è il luogo dei contagi? L'esperienza nostra ci dice che la Chiesa non è il luogo dei contagi, almeno la mia esperienza di vescovo mi dice questo. E poi noi siamo persone serie, ci teniamo alla salute della gente, è un diritto per la gente andare in Chiesa, per cui è un arbitrio. È una dittatura questa, quella di impedire il culto, perché è uno dei diritti fondamentali. Su questo non si possono fare sconti. Io fin dall'inizio ho detto e ho sostenuto che la Chiesa non è il luogo dei contagi. Funerali ce l'avete fatti fare come dei cani, buttati così. La gente ha sofferto, 15 persone per un funerale. Ma lasciateci, ma noi sappiamo come gestire. Noi abbiamo a cuore l'amore per la gente. Non vi preoccupate, non siamo dei superficiali. E i nostri preti vi hanno dimostrato di essere seri. Ve lo ricordate quel prete che aveva 6 persone e carabinieri che è venuto lì? Avete visto con quanta serietà lavorava? Noi siamo persone serie, per cui non c'è un altro. Bisogna che il diritto al culto ce lo diate, se no ce lo prendiamo. E se ce lo prendiamo è solo un nostro diritto. E se io riesco a tenere calma la gente è solo perché amo questo popolo e questa gente è stanca però. Ricordatevi anche che aiutare le persone con la preghiera significa tenerle più calme. Lo sapete quanta gente ci si ricorre a noi per delle turbe psicologiche in questo momento? Non ce la fa più a vivere in un lockdown che alla fine non so che cosa porti. Noi abbiamo bisogno di recuperare spazio di libertà e la Chiesa, oltre ad essere spazio di libertà, è anche spazio di speranza.
È il laboratorio in cui cerchiamo di costruire per tutti, anche per chi ci odia, anche per chi non crede nella Chiesa, un futuro migliore. Non abbiamo bisogno di favori da voi, abbiamo solo un diritto da rivendicare e questo diritto va riconosciuto non perché noi lo stiamo rivendicando, ma perché è così, è la figuraccia che avete fatto nel mondo intero. Bisogna che sia lavata da un gesto di semplice restituzione di dignità e di diritto. 100 persone sono state multate lo scorso fine settimana per essere uscite di casa senza un valido motivo, 2 invece cittadini denunciati per falsa dichiarazione e altri reati. In totale le forze dell'ordine hanno eseguito oltre 2.100 controlli a persone nella provincia di Pesaro Urbino e 625 alle attività commerciali. In quest'ultimo caso soltanto un esercizio commerciale è stato sanzionato. Da oggi, secondo un decreto regionale emesso dal presidente Ceriscioli, gli esercizi commerciali che somministrano alimenti e bevande potranno attivare il servizio da asporto, ma l'avvio è tutt'altro che incoraggiante. Da oggi 27 aprile un'ordinanza del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli consente per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come ristoranti, rosticerie, friggitorie, pizza al taglio ma anche gelaterie e pasticcerie di effettuare il servizio da asporto o take away previa ovviamente prenotazione online o telefonica. Anticipando di fatto di poche ore ciò che poi Conte avrebbe annunciato in televisione per la partenza della fase 2 a partire da giugno, il presidente prova a ballare da solo su questo argomento, forse spinto anche dalle forti pressioni della categoria che si sta mobilitando e organizzando per alzare un po' i toni della partita. Ma stando alle prime considerazioni dei diretti interessati questa mattina, almeno nella nostra zona, l'accoglienza di questa fuga in avanti è stata abbastanza tiepida, anche perché, maggiormente per pasticcerie e gelaterie, la faccenda è molto più complessa, non solo per il takeaway, ma proprio per come si articolerà il servizio a partire da metà giugno. Il governo non è che sta dando aiuti importanti per le nostre categorie. Faccio presente anche il fatto che comunque, se immaginiamo il discorso che un domani, il 2 giugno, saremo aperti con le distanze dovute e con la possibilità di entrare in un'attività come la nostra, bar, pasticceria o anche ristorazione, perché le categorie sono medesime, con la distanza di tavoli a 2 metri, con la possibilità di entrare contingentati, quindi in pochi dentro un negozio. Immaginate la scena che uno prende un cappuccino, una brioche la mattina, leggendo con pace il giornale, sapendo che dietro c'è la fila che aspetta che è il suo turno, quindi sarà un disastro anche questa iniziativa. Idem con patate per la ristorazione, che vede queste operazioni come una goccia in mezzo al mare. Beh, noi già stavamo facendo del delivery perché è un po' una boccata d'ossigeno. Adesso in qualche maniera il decreto non abbiamo ancora capito tutti i dettagli e ci aspettiamo da un momento all'altro, perché abbiamo un gruppo di 600-700 tra ristoratori e bar, in cui abbiamo un po' condiviso i compiti tra noi in modo da poter in qualche maniera dare una direttiva per capire come ci dobbiamo comportare nella realtà, se consegnare questi pacchi fuori dal ristorante. Dobbiamo anche vedere quale sarà effettivamente l'impatto sulla gente. Cosa farà la gente se verrà effettivamente? Questa operazione a sporto della Regione Marche assieme a Emilia Romagna ed Abruzzo non ferma di certo però l'ondata della protesta nazionale del settore, che vede lo chef stellato Gianfranco Vissani capopopolo di tutte le parannanze, che per martedì e mercoledì prossimi scenderanno in piazza. Terremo la sera del 28 le nostre luci accese nei locali, con un tavolo imbandito di tutto punto, nel senso che metteremo tutte le tovaglie e quant'altro, per poi, diciamo, il giorno dopo ci sarà questa riconsegna delle chiavi. Ognuno di noi porterà una chiave simbolica al sindaco con il proprio biglietto da visita, perché quello, la sera del 28, dovrebbe essere l'ultimo giorno di apertura, anche se ci hanno detto che il primo di giugno potremmo riaprire, però nella realtà, ricordo,
con incassi al 30% e con spese al 100%, difficilmente molta gente non potrà riaprire, a meno che non decidano dall'oggi al domani di riaprire tutto e tutto torna alla normalità. È previsto per domani intorno alle 8:30 l'approdo alla banchina 19:20 del porto di Ancona della nave da crociera Costa Magica con 617 membri di equipaggio, di cui 315 già sbarcati a Miami. Nello scalo ne verrà gestita l'evacuazione, una procedura per cui serviranno settimane, vista la necessità anche di provvedere al rientro a casa di persone di tante nazionalità. Nessuno scenderà dalla nave fino a che non verranno completati i controlli con tamponi dall'Ufficio di Sanità Marittima e dell'ASUR. Eventuali positivi al coronavirus verranno trattati a bordo. Dopo i controlli finalizzati l'evacuazione, per la quale si coordinano tutte le istituzioni, sarà Costa a gestire il rientro a casa dello staff. La città di Fano si sta preparando per diventare una delle prime località turistiche Covid free. Un team di esperti dovrà progettare un protocollo sicurezza per trasformare la località di mare in città completamente libera dal Covid-19, così da poter permettere a cittadini e turisti di venire a Fano in tutta tranquillità. In che modo? Partendo dalla collaborazione con tutti gli esercenti e grazie ad una serie di regole che avranno l'obiettivo di migliorare la qualità dell'accoglienza. E certamente di questa notizia parleremo in modo anche più approfondito tra pochissimo in diretta con il sindaco di Fano Massimo Seri, che ci raggiungerà qui in studio per rispondere alle vostre domande. Sono salite a quota 12 le persone decedute nella casa di riposo a Saltara a causa del Covid-19. Questa sera però vi vogliamo raccontare la storia di chi ce l'ha fatta. Lei si chiama Bruna, ha 92 anni e dopo aver sconfitto il virus in ospedale è tornata nella casa di riposo di Colle al Metauro, dove ha voluto come prima cosa fare una videochiamata alla nipote per augurarle buon compleanno. Ha lasciato l'ospedale di Pesaro venerdì scorso Bruna Pizzolesi, 92 anni, dopo aver contratto il Covid-19 come altri anziani ospiti nella casa di riposo di Saltara, nel comune di Colle al Metauro. Il 9 marzo, domenica delle Palme, l'anziana signora era entrata nel nosocomio ed era stata ricoverata in terapia semi-intensiva. Sono stati giorni molto difficili, ma pieni di speranza. Bruna, o nonna di ferro, come la definisce la nipote Gaia, ha lottato con tutte le sue forze e ha sconfitto il nemico invisibile. Dopo il secondo tampone risultato negativo, la 92enne è tornata nella struttura gestita dalle suore adoratrici del sangue di Cristo. Bruna è una donna dal carattere molto forte, è una persona lucida, lucidissima, sempre cordiale e gentile, ma proprio da quella tempera bella, forte, e ha sempre combattuto nella vita, anche con la figlia Rosa, tante volte arrivava un pochino allo scontro, ma in senso positivo, proprio per dire che tempera ha questa donna. Si trova sempre in struttura, però in isolamento, come sta? Adesso sta bene, lei è rientrata venerdì scorso e la bellezza di quando è arrivata ha salutato tutti e con le sue gambe è scesa dalla barella, si è messa in piedi, poi l'abbiamo messa seduta in carrozzina e portata in camera, però proprio la voglia di camminare, perché lei camminava e quindi ritornerà a camminare. Sta bene, sta in camera in isolamento perché attualmente la dobbiamo tenere in un ambiente ovattato proprio per evitare che possa ricadere, perché è stata veramente male, ha avuto il casco per diversi giorni, male male, la situazione era critica di Bruna. Bruna, che ha due figli, 4 nipoti e 6 pronipoti, una delle prime cose che ha chiesto di fare una volta in struttura è stata quella di poter videochiamare Gaia. Infatti ricordava bene che fosse il suo 10° compleanno e da nonna non voleva mancare, anche se virtualmente, a quel giorno così importante per sua nipote. La forza e la tenacia di Bruna sicuramente sono state alcune delle armi vincenti. Purtroppo però non è stato lo stesso per alcuni suoi amici, 12 anziani, residenti nella medesima casa di riposo. Per loro non c'è stato nulla da fare, il virus se li ha portati via.
Numerosi in queste settimane sono stati gli appelli di Suor Laura affinché arrivassero non solo dispositivi di protezione e tamponi per tutti, ma anche il personale sanitario a supporto dei dipendenti. Quello di cui abbiamo bisogno sono ancora un pochino i DPI, perché giustamente ne usiamo tantissimi durante l'arco della giornata, proprio per tutelare quelli che sono i nonni e quindi vengono cambiati di continuo, e anche tutelare i dipendenti che lavorano. Noi sui dipendenti attuali, cioè di quelli che avevamo in forza, ne sono rimasti gran pochi perché molti hanno preso il Covid, quindi abbiamo dovuto far partire proprio contratti nuovi, e il nostro dovere e obbligo è tutelare chiunque. Allora, io vi saluto veramente Bruna e caramente, tanto lei sapeva che questa intervista veniva fatta questa mattina, e i parenti anche, quindi ve la saluto e niente, auguro a voi un buon lavoro e speriamo che tutto vada bene. Sì. Davvero una bella storia. Adesso invece apriamo il nostro album di famiglia e facciamo gli auguri per i 50 anni di matrimonio a Luisa Pedini e Angelo Ficcadenti di Fano, che sabato hanno festeggiato 50 anni di matrimonio. Tanti auguri da parte dei familiari anche a Luisa e Alderino Damiani di Colli al Metauro, che ieri hanno festeggiato le loro nozze d'oro. Gli auguri anche a una centenaria, la signora Maria, che oggi ha tagliato il traguardo dei 100 anni, un giorno speciale, ha detto il sindaco di Fano Massimo Seri, che anche nonostante insomma il momento particolare è un compleanno che va certamente celebrato e festeggiato. Per questo ho voluto portarle dei fiori a nome di tutta la nostra comunità, restando alla soglia della porta d'ingresso. Un piccolo gesto in attesa che ci si possa riabbracciare e festeggiare ricorrenze come questa nella normalità. Stiamo andando dalla signora Maria, che oggi compie 100 anni. Andiamo a fare gli auguri a nome di tutta la città. Permesso? Signora Maria, buongiorno. Buongiorno. Mi riconosce? Sono il sindaco. Oh. Sono venuta a farle gli auguri. Grazie, secolo. Oggi no, se... Prego. Maria. Sono venuto a fare gli auguri a nome della città. Guarda, ho messo anche la fascia. No, non possiamo entrare perché siamo. Ho messo anche la fascia, hai visto? Guarda, ti ha portato i fiori, hai visto? Facciamo la foto? Sì. Tutta spaventata pure. Comunque, auguri, signore, complimenti, eh? È venuto a farti gli auguri, te l'ho detto che veniva a farti gli auguri. Questa, guarda, ti ha portato anche i fiori. Grazie. Sindaco, che ritroveremo tra poco qui, come detto, in studio, in diretta, con un programma che si occuperà di fare il punto della situazione sull'emergenza sanitaria nella città di Fano. Concludiamo invece il telegiornale con un video realizzato dagli studenti del Polo 3 di Fano in collaborazione con il San Costanzo Show sull'utilizzo del Wi-Fi. Lo spot è stato prodotto per sensibilizzare tutti, cittadini, comuni, enti locali ed imprese, alla solidarietà digitale in questo contesto di emergenza. Restate con noi, una piccola pausa dopo la pubblicità e torneremo in diretta con il sindaco. Continuate a chiamarci allo 0721 86 14 33 e a prenotare il vostro intervento in diretta. Arrivederci, a tra poco. Allora ragazzi, iniziamo la lezione. Ci siete tutti? Sì, prof. Sì. Facciamo l'appello. Santinelli, ma che fai lì? Ah, io sono sul camino, prof. Come sul camino? Qui prende perfettamente. Ma te l'hai sul tetto, ma è pericoloso. Ho capito, prof, l'unico posto dove prende, ma mi sono legato con una corda a camino, si preoccupi, tutta la lezione. Ma scusa, come fai a scrivere e a prendere appunti? Cioè, qua il piano qua, il camino sopra è piano, non c'è il buco, capito? Questo è un camino piano, i buchi esce da qua l'aria. Vabbè, capito, ma sta attento, Santinelli, già sei bocciato per anni. No? Allora. Non si preoccupi, guardi, prof, voglio il voto buono. Sì, va bene, Santinelli 3, va bene. Prof, ma perché? Cosa ho fatto? Ma come 3? Che sul tetto è pericoloso, Santinelli.
di Bartolomeo? Ah, che bella faccia seria. Complimenti, ti sei impegnato. Di Bartolomeo? Di Bartolomeo! Presente, ci sono. Di Bartolomeo, dormivi. Partiamo subito con un bel 2. Dopo 20 anni bocciato, ancora dormi? Io non lo so. Bertulli, Lorenzo. Eccomi. Ma dove sei, Bertulli? Sono fuori. Come fuori? Prende qua, prende bene. Ma dentro casa non prende? Quanto pare. No. Prende bene, prende meglio qua. Ho capito, qua. Ma come fai a prendere gli appunti? Sul cofano. Mandy. Presente, prof, ci sono. Ma Mandy? Prof, nel box dolce è l'unico posto in cui la sento, lei mi sente qui? Sì, la sento, però come fai a scrivere, a seguirmi? Ma lei non si preoccupi, qui è tutto organizzato, prof, appoggio nel piano della doccia, il quaderno e ci sono, prendo gli appunti. Va bene, Bacchiocchi, ci sei? Sempre presente, prof. Bacchiocchi, ma dove sei? Prof, sotto al letto. Ma come sotto al letto? Vede? Prof, non mi prende dalle altre parti, passi. Stai comoda? Ho la moquette, prof, è morbida. Bennella. Bennella, non ti sento. Non ho capito, solo le vocali. Non si sente, Bennella. Vabbè, andiamo avanti, poi vediamo. Bertulli, Davide. Davide, ma dove sei? Presente, prof, sono sul terrazzo, mi vede? Sì, ho capito, ma come sul terrazzo? Perché siccome che non mi prende il telefono, allora ho un limone che praticamente mi fa da ponte, quindi telefono in mano e il limone che fa da ponte e io ascolto lei. Il limone è ripetitore? Esatto. Sì, ho capito, ma quegli altri 17 dove sono? Prof, Marinelli per esempio non ha wifi. Scoccia? Prof, lui invece ha finito il giga. Martinucci? Lavora il padre in smart working e gli ha occupato tutta la banda. Prof, sì. Ascolti, ma il padre di Martinucci che strumento suona? Hai fatto la battuta, Santinelli? Bene, 2. No, prof, perché? E poi Canestrelli dov'è? Non c'ha wifi manco lui, prof. E tutti gli altri dove sono? Anche loro non hanno un wifi, prof. Nemmeno gli altri? No. No, uguale. Vabbè, ma è impossibile fare lezione così.